Ciao bello. Sapessi com'è strano sapere che Roberto vive a Lugano. Ecco, grazie, ciao, ciao. A Lugano. Ciao Ornella. Pronto, sono il signor Vanoni Ornella. Ciao Ornella. Ciao, volevo gentilmente parlare con il signor DJ Faccia d'Angelo. Eccomi qua, qua, è lui. Faccia d'Angelo, è lei? Sì, sono io. Mi ha fatto quel favore che le avevo chiesto? Cioè? Ha rubato una ciocca di capelli a Roberto Ferrari? A parte trovarli quasi. Guardi che io ne ho assoluto bisogno, perché me l'ha chiesta la maga di Bellinzona. La maga di Bellinzona? Sì, una maga che mi rivolgo sempre io, che mi sta preparando un intruglio da far bere a Roberto. Speriamo di no. Il Roberto, dopo che avrà bevuto l'intruglio della maga di Bellinzona, tu caro Roberto ti innamorerai di me proprio. No, no, e a quel punto sarò io a mandarti a fanculo, va bene? Quindi perché soltanto una soddisfazione tua personale questa. Sì, ma perché ormai è diventata una questione di principio. Io non sono mai stata rifiutata da un uomo. Tu sei il primo e sarai anche l'ultimo, Roberto. Grazie. A costo di assoltare un killer per farti fuori. Ma no, a questo punto là, cioè, ci troviamo, sì, una, sì. Troviamo un accordo, dico. Una Roberto, cosa sappi che ci sono già offerti 4 volontari. A casa ho preso un po' paura. Addirittura che mi farebbero un lavoro gratis perché gli stai sul cazzo, davvero? Sapessi com'è strano andare al funerale di Roberto, oh, a Lugano. Fammi toccare, a Lugano. Che è meglio. Ragazzi, sì. Ieri sono venuto a vedere la mostra fotografica di DJ nell'armadio. Ma strano, non t'abbiamo vista. Roberto, sì. La foto più bella è la tua. Grazie, vabbè, tu sei di parte, eh. Guarda, la tua casa di Lugano ha una vista sul lago meravigliosa. Grazie. Tu nella foto sembri un attore americano. Addirittura. Sai Roberto che ho tentato di portare via il poster, ma un signore molto, molto grosso mi ha dato una sberla sulla testa. No, devono rimanere lì fino al 15 di novembre. Era molto Gaston bravo. Flavio! Gaston Flavio! Mi dica signora Vanoni, ho finito le sigarette, come può essere una cosa del genere, ecco. Sono mortificato signora, ma ieri ho comprato 20 pacchetti di Marlboro Light. Non bastano Gaston Flavio! Ma come non bastano? Non bastano! Dai, non stare risicato quando fai gli acquisti. Poi finisci che sono un po' nervoso del solito e le sigarette finiscono. Va bene signora, non succederà più. Quando ho bisogno di te, succede che non ci sei più. È sempre bella, brava. Troppa fiducia rovina l'amore. Che bella, bella. E adesso un mistero sei tu. E non succederà più che torni alle tre. Brava. E m'addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore. Ti piace Roberto? Bellissima, bellissima. Roberto, amore mio. No, adesso non esageriamo. È stato bello vederti ieri sul posto della mostra fotografica. Grazie, grazie. Però ci sono delle cose che non mi sono piaciute. Tipo, per quello voglio fare le mie rimostranze. Adesso telefono alla mostra un attimo. Ma perché? Come no? La lascia perdere. No, telefono alla mostra. Bravissimo, Progetto Calabiana, buongiorno. Pronto, buongiorno, senta, sono Ornella Vanoni. Volevo sapere se oggi c'è ancora una mostra delle foto dei DJ nell'armadio. Sì, sì, c'è la mostra. Dalle 9 alle 18. 9 alle 18. No, ecco, perché io sono venuta ieri all'anteprima. Sì. E volevo darvi un consiglio. Sì. In quanto io girando per il mondo, io di mostre ne ho viste parecchie. La foto di Roberto Ferrari, sì, è troppo in fondo, è troppo nascosta. Non è vero. Ah, guardi, purtroppo non è a noi che lo deve dire, ma direttamente alla direzione di Radio DJ, perché noi siamo soltanto lo spazio esclusivo. No, cioè, perché guardi che quello lì è un capolavoro, è il capolavoro della mostra. Voi lo avete messo in un punto un po' imboscato che non si vede. Ma non è vero. Guardi, mi dispiace, però io non la posso aiutare. Deve proprio contattare loro direttamente. Ah, no, perché io vi consiglio, ad esempio, se lei poteva dirlo a qualcuno, di togliere quella di Albertino, che è la gente delle scarpe di ginnastica, non ne frega un cazzo. Di mettere quella del mio Roberto. No, no. Va bene. No. Senta, ma mi sa dire chi è che ha realizzato le foto della mostra? Pietro, un bravissimo fotografo. In realtà non le so dare questa informazione. Allora chiamo lì direttamente la direzione della radio. Sì, no. Sì, le conviene. La ringrazio. Prego, è stata gentilissima, buongiorno. Arrivederci, buongiorno. DJ Faccia-Angelo! Eccomi! Devo avere il numero del fotografo che mi ha fatto le foto. Pietro, te lo mandiamo via SMS. Allora aspetta che lo guardo subito. Ah, adesso lo chiamo subito, aspetta.
Pronto? Pronto, parlo con Pietro Baroni, il fotografo? Sì, sono io. Sì, ciao, sono Ornella Vanoni, ti rubo solo un attimino. Sì. Senti, so che sei il fotografo che ha realizzato la mostra dei DJ dentro l'armadio. Sì. Ecco, quindi sei stato tu a casa di Roberto Ferrari sì, a fotografarlo. Senti, me la puoi dire una cosa? Sì. Siccome ho una relazione con il Roberto Ferrari, volevo sapere se lì nell'appartamento, no, di Lugano, hai trovato i segni di altre donne, che sono mutande sporche, reggiseni? Sì, per te. Qualcuna. Sì. Ecco, il bastardo lo sapevo. Senti, nel bagno, non so se hai visto, sopra una mensola c'è una scatola di preservativi da 10. Per caso il contatto se ne mancava qualcuno? Ma guarda, non ho contatti. Chiediamo a Roberto direttamente. Guarda. Secondo te non ne mancava qualcuno? Ma mi sembrava sigillata. Devo dire che sembrava tutto sigillato. Quindi erano ancora tutti sani. Quello è un bastardo, lo sapevo. Ma c'erano molti indumenti intimi? Devo dire, c'era qualcosa. Ma non è vero. No, non particolarmente scabroso. Sì, qualcosa... ma colori sgargianti, quindi voglio dire, tondelle giovani o gente d'età? Soprattutto sgargianti, devo dire la verità. Che bastardo. Guarda, io ti ringrazio, ti saluto. Grazie. E comunque, guarda, ti voglio dire una cosa: fare le foto sono più bravo io con il cellulare, va bene? No. Ah, va bene. Ciao, va bene. Ciao. Roberto, prendi le precauzioni. Ciao, belli. Ciao belli.